L'accoglienza trionfale alla Festa del Cinema di Roma esce nelle sale italiane il 25 febbraio, lo chiamavano Gigrobò, film d'esordio di Gabriele Mainetti che racconta la storia di un supereroe romano che riesce nell'impresa in cui di solito non riescono nemmeno i film americani di questo tipo, ovvero creare una mitologia, un'epica veramente forte. Abbiamo intervistato il regista Gabriele Mainetti e i suoi protagonisti, ovvero Luca Marinelli, Claudio Santamaria e Elenia Pastorelli. Vediamo cosa ci hanno detto. Yes. Allora, Gigrobò d'acciaio, sì. Tutti vi avranno detto finalmente un film italiano sui supereroi, ma io voglio chiedervi un'altra cosa. In realtà mi sembra un film sul desiderio di essere amati a tutti i costi. C'è questa la chiave di lettura? Guarda che devo dire, ma si sente quello che dici tu? Sì? No, è importante questa cosa qua. Mi piace questa cosa che tu dici. Bello. Il personaggio nell'immagine finale, che è un freeze frame, ossia un'immagine frizzata, abbraccia l'intera città, perché c'è un desiderio inconscio d'amore. E l'amore, secondo me, adesso non vorrei essere banale, però è qualcosa che è possibile soltanto nel rapporto con l'altro. Certo. E nel rapporto vero. E tra Enzo e Alessia nasce un rapporto, a prescindere dalla classica storia d'amore, cioè sono due persone che si riconoscono l'uno nell'altro. Lei lo capisce prima. Lui nel tempo si accorge di quanto sia meraviglioso riaprirsi agli altri. Santa Maria ha costruito una corazza di 20 kg attorno a sé. Cioè io gliel'ho proprio chiesta questa cosa, perché Claudio è un uomo di una trasparenza incredibile ed è un uomo che ha una fragilità meravigliosa. L'hanno sempre preso per questa cosa che ho detto. Tu costruisci questa corazza e nella relazione con Alessia tu ti devi aprire, ti devi sciogliere. E solo attraverso questo rapporto lui può accorgersi di chi cacchio è veramente, perché si è perso, perché si è pensato in modo sbagliato. Lui era come se si fosse lobotomizzato a pensarsi soltanto una persona che poteva delinquere perché è cresciuto in un posto difficile, perché aveva avuto delle amicizie difficili, una situazione familiare molto difficile che non è spiegata, è una backstory che noi ci siamo dati. Ma nel rapporto con la donna in particolare si accorge di sé e del mondo. Lui non credeva in se stesso. Sì. Quindi sì. Lei lo ha aiutato in questo, no? Perché comunque lei era talmente convinta che lui avesse in qualche modo un valore grandissimo che poi a un certo punto è riuscita a convincere anche lui di questo. E quindi poi in qualche modo poi lui ha dato anche un valore a lei, quindi poi si sono trovati alla fine. Certo. Però anche Alessia aveva bisogno di amore, di affetto, no? È l'amore vero, non quello, cioè Benigni mi è bello quando faceva le sue classiche performance, dice l'amore non c'è questo amore qua, la classica, il romance story, no, c'è proprio un rapporto, vero? Non è così, cioè lui riconosce nel dolore dell'altro un'affinità e si guardano e si trovano. È una cosa molto bella. Una cosa interessante è che agli italiani possiamo toccare tutto tranne il calcio. È stata una cosa voluta questa? Il fatto che ci sia il calcio, c'è il calcio, cioè è beh cacchio, ma più di questo. Roma Lazio, cioè. Ma che poi di più? Chiudere, sì, sì, no. Beh, in che senso che tu pensi che se ne possono avere a male di questa cosa qui? No, per me è stata la cosa più bella. Quando tu vai a raccontare una storia assurda che per certi aspetti non ci appartiene, no? L'elemento supereroistico non è mai stato esplorato in un contesto italiano a dovere, ma non è uno storico che ci appartiene. Noi abbiamo fatto di tutto perché fosse il più italiano possibile, quindi lo scontro finale tipico, no, che dovrebbe avvenire tra il villain, il cattivo, e l'eroe, il buono, l'abbiamo pensato durante una partita di calcio, perché è una cosa tipicamente italiana. E il villain chi è? La Lazio o la Roma? Per me, no, ma io non sono un tifoso accanito, però possiamo dire che loro, c'era la scena, era scritta per certi aspetti in curva nord, io ho detto, ma come curva nord? Perché uno dei due sceneggiatori, che si chiama Menotti, e l'altro è Nicola Guaglianone, che ha scritto quell'ultima parte, è della Lazio. Dai, Menotti è della Lazio. Sì, Menotti è della Lazio, e l'ha ambientata in curva nord, e abbiamo detto, Menotti, tu purtroppo non sei manco romano, quindi, però comunque si vede, insomma.
poi le due ultime domande rapidissime. Sì. A questo punto voglio sapere qual era il cartone che guardavate proprio ossessivamente quando eravate piccoli e il vostro supereroe preferito. Allora, io da piccola ero ossessionata da Magica Amy. Proprio ossessionata, ricordi Magica? Come no? Magica. Fantastico. Era buona proprio, tanto. Era pure buona, eh. Ammazza. Non si trasformava, diventava no, poi... lei si trasformava, era Amy, era... Amy, che poi c'era l'altro nome. Era una bambina che si trasformava e diventava una cantante famosa, è figa, no? Con lo stacco, sì, di coscia, sì, esatto, per me bambino, e quando vedi che si trasformava, era no, un elemento, no, era... in giapponese, cioè, a me piaceva malato. Perché da bambina dicevo, che figo, magari viene pure da me, no, un pupazzetto, io mi trasformo. E ti sei trasformata. Alla fine... mi sono trasformato, però l'altra domanda qual era? Il supereroe preferito. Ah, il mio supereroe preferito, bella domanda, il mio supereroe preferito era Batman, yes, perché mi piacevano tutti gli accessori, aveva la macchina, le cose, Gagliardo e Batman, mi piaceva forte, sì. Te qual era il tuo supereroe preferito? Boh, io amo molto Hulk, ma Hulk è un supereroe, insomma. Ah, ieri me lo sono visto, incredibile. Hulk mi piaceva che vale. L'esplosione di questa rabbia, che però poi dopo in qualche modo veniva utilizzato a fin di bene. Il cartone animato preferito è ovviamente Lupin III. Ah, non ci credo. Lupin III. Okay. Per forza. Grazie mille. Grazie a te.